Belén Rodríguez e Anna Safroncic fuori dal GF 15. Svelato il motivo martedì 17 aprile in prima serata su Canale 5 prenderà il via la 15ª edizione del Grande Fratello con Barbara D'Urso. La conferma è arrivata in televisione direttamente dalla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, mentre sul web dal comunicato stampa diffuso da Mediaset. Nei mesi scorsi sulla conduzione del Grande Fratello erano circolati i nomi di Belén Rodríguez e Anna Safroncic. Il settimanale Nuovo TV, diretto da Riccardo Signoretti, ha svelato che la showgirl argentina e l'attrice ucraina non hanno superato il provino come conduttrice. Il giudizio finale non è stato molto positivo, complice la loro poca esperienza alla guida di una trasmissione televisiva. A dicembre scorso, durante la finale di Tu si quevales, Belén Rodríguez è stata pesantemente umiliata dai social per la sua pessima conduzione, ricca di carenze tecniche, clamorosi vuoti e imbarazzanti silenzi, innumerevoli gaffe ed errori. La showgirl non ha dimostrato di essere all'altezza di condurre un programma in diretta in prima serata. Anna Safroncic, invece, ha sempre recitato in numerose serie come Angelo il Custode, Carabinieri, Don Matteo, Centro Vetrine e Le Tre Rose di Eva. Grande Fratello. Belén e Safroncic non hanno superato il provino. Sembrerebbe che Belén Rodríguez e Anna Safroncic non abbiano superato il provino nelle vesti di conduttrice del GF 15. L'indiscrezione è stata lanciata dalla rivista Nuovo TV, diretto da Riccardo Signoretti. Per questo motivo la rete ha deciso di correre ai ripari, puntando tutto su Barbara D'Urso, decisamente molto più capace, competente e professionale rispetto alla showgirl argentina e all'attrice ucraina. A dicembre scorso, durante la finale di Tu si quevales, Belén Rodríguez era stata criticata per la conduzione, definita come troppo legnosa, legata alla scaletta e al copione, per non parlare dei tanti momenti silenziosi e imbarazzanti, ma per la showgirl, sarebbe pronta una prima serata estiva. Probabilmente la fidanzata di Andrea Iannone sarà protagonista assoluta di un programma che vedrà la luce la prossima estate. Prima di essere convinta a condurre il GF 15, Barbara D'Urso avrebbe preferito che al timone arrivasse la conduttrice di Forum Barbara Palombelli. In una recente intervista, la D'Urso ha svelato che ha tanta paura di tornare a condurre una trasmissione in prima serata, dopo anni alla guida del pomeriggio di Canale 5, e i fallimenti con Stasera che sera, chiuso solo dopo due puntate dati gli scarsi risultati di ascolto della prima serata, e Baila, chiuso per bassi ascolti riscontrati e per la controversia nata con Milly Carlucci.